Non eravamo spinti solo da solidarietà umana. Ci serviva localizzare il resto del suo equipaggiamento per troncare le sue trasmissioni. Era sotto assedio da qualche ora, con la Advent che non era ancora riuscita a forzare la porta. E lui, essendo un cretino, aveva colto l'occasione per fare il bullo. Neanche il minimo rumore. Arrivati in città, il segnale era più forte che mai. Era anche l'unico indizio a nostra disposizione, perciò decidemmo di avviarci nella direzione della trasmissione. Namaste, io sono Aista Brave, bentornati a un altro episodio dell'Operazione Saga su XCOM 2, una campagna che vuole cercare di unire quello che è successo in Enemy Within con quello che è successo in XCOM 2. Bella questa missione perché dobbiamo salvare il DJ pirata, che finalmente riusciamo a vedere, possiamo salvare opzionalmente anche le sue guardie del corpo, ed estrai almeno un operatore XCOM, che è ovviamente quello che dobbiamo fare. Quindi cercheremo di rimanere nell'ombra possibilmente, vediamo un po' se riusciamo a farcela. Questa è una cosa abbastanza complicatina. Qua c'è la possibilità di andare dritto di qua e dobbiamo arrivare fin lì, e il nostro operatore sta qua dentro in questo container. Quindi adesso vediamo che giro far fare ai nostri, magari andando qua sopra. Scatto verso l'obiettivo. Avrei potuto usare anche il rampino, ma teniamocelo un attimo per dopo magari. Qua c'è qualcuno? No, quindi possiamo andare via libera, che andiamo tutti qua sopra. Questa è la dea che è appena arrivata, nuova. Tu vieni qua. Faccio in fretta. Tu vieni. Tu hai la tuta. Voi avete la tuta arachnide. Quindi in realtà tu potresti fare direttamente così. Che casino. Ti hanno sgamato? Ah no, ok. Però non puoi passare perché c'è lui di mezzo. Vabbè, allora tu rimani qua. Tu ti muovi. Adesso non c'è più lo spazio neanche per arrivare su. Perché c'è qualcuno davanti alle scale. E allora tu arrivi qua direttamente. E intanto andiamo tutti di sopra. Sono in allerta. Roger, I've got my eyes on. Ok, sono qua sotto loro. Saranno anche il risultato di complicatissimi processi di manipolazione genetica, ma i nostri signori e padroni non hanno presente il concetto di ariete. Cos'è? Sono il protagonista di una fiaba. Soffiate pure, ma non riuscirete mai a buttare giù la mia casetta. Tu puoi venire qua senza far casino. Ok, sono qui. Mi hanno sgamato tantissimo. Oh oh. Oh oh. Purificatore avanzato, oplita e... Allora, tu colpisci lui. Un attacco mortale. Pensavo di avere un pochino più di tempo, ma ci tocca arrangiarci. Gli anziani proteggono bene le truppe. Ok, un secondo che vediamo come fare. Allora, tu hai un 100% sul purificatore, te lo prendi. E l'ho ucciso, ottimo. Tu puoi venire qua giù e sparare con la pistola. Anche gratuitamente. Ottimo. X-ray neutralized. Qua c'è un 3? È un oggetto? Cos'è sta cosa? Ah, è inerzia che possiamo prendere. Cioè, concentrazione che possiamo prendere. Non avevo mai fatto prima questa cosa. Quindi più uno di concentrazione perché abbiamo ucciso un nemico lì. E tu hai un 60% su quello. E
qua ci sei tu che però blocchi la posizione. Tu non puoi andare da nessuna parte se non giù. C'è la possibilità di... Lui dov'è? È lì. 60% di fargli un po' di danni. Vai. Bella pistola. 3 proiettili perforanti. E adesso dobbiamo sperare che lo becchi anche tu da qua. Vai. Vediamo se ce la facciamo. Abbiamo un protocollo? No. E allora dobbiamo colpirlo. E vai. Ok. Amico ucciso, eliminato. Però adesso non abbiamo più il vantaggio di avere l'occultamento. E infatti. Urca! Buongiorno! Un Muton e 200 e 2 Berserker. Buongiorno. Ci sono anche le guardie del corpo, che mi sa che faranno una brutta fine. Bla 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 bla. Vi riconoscete? Advent? Questo è l'effetto che ci fa sentir parlare uno di voi impostori. Allora, tu avresti un taglio. Su un Berserker la vedo dura. Tu avresti un 64% sul Muton che ti prendi. Mancato. Come on. Come on, sì, cavolo. I'm going. A questo punto prenditi 92 sul Berserker. Sono un po' incazzato. Tu hai un 92, un 66 e continua a colpire questo. Mancato col 92%. Ok, critico in fiamme. Sarà ancora più incazzato adesso. Ma Bradford, ah, Bradford c'è. Solo che hai un posto unico per sparare da qua, che è bruttissimo, però hai fuoco in corsa. Quindi in teoria tu puoi andare qua col fuoco in corsa. Mi butto. Andare qui. Più veloce che posso. E qua puoi anche lanciare una granata. Però non puoi lanciare una granata? No, perché c'hai la parete davanti. 99, 64. Allora, 99 qua. Non è morto? No, ok, è morto un Berserker, almeno quello. L'altro Berserker neanche lo vedo. In questo momento ci siete voi due che potete fare qualcosa. Quindi intensificazione, che è il corpo stordente. Lo stordiamo o gli facciamo la stasi? Dobbiamo fare il colpo stordente, probabilità di colpirlo buone ma non buonissime. Stordiscilo. Non puoi resistere. Molto bene. È caduto per terra ma è disorientato. Però l'abbiamo anche spostato, il che vuol dire che possiamo colpirlo da qua con il cannone shredder. Cavolo, ma ho il cannone shredder, adesso l'ho scoperto. Posso colpire 800 persone contemporaneamente. Giustiziato. Ok, dobbiamo beccare l'altro berserker che però è andato dentro la stanza. Mi sa che fa fuori un po' di gente. Boom. Dunque, cos'è questo suono? Chi batte, batte alla porta della mia camera? Disse il corvo, mai più! Mi sentite? Advent, non riuscirete mai a entrare, razza di sbruffoni da strapazzo! Cucù! Dov'è il Berserker? È qua dentro. Quindi io lo vedrei da qua.
Abbiamo bisogno di fare un attimo di raggruppamento, quindi tu vieni qua. Potrei cercare di salvarli. Ma se tu vai qua. Obiettivo a portata. Obiettivo a portata. Finalmente puoi venire. Trovato. L'unico e il solo pirata dell'etere. Mi riposiziono. Mi chiedo come avesse fatto il DJ a convincere questi poveracci a proteggerlo. Ne salvammo solo uno. Ok. E adesso possiamo prendere lui. Però bisogna stare attenti. Quindi tu ti metti in guardia. Mi coglierò di sorpresa. Tu vieni qua. Ti metti in guardia. Caitlin, che adesso è nostra, viene qua. Abbiamo completato l'obiettivo. Ti metti in guardia. Salvo il DJ. Non ci restava che accompagnarlo fino al punto d'evacuazione. Centrale, mettiti in guardia. Si muovono, si va. Carcassa, vieni qua. Whatever you say. Ti metti in guardia. Il DJ. The DJ. Adesso lo vediamo però quello, eh. Tu vieni qua e stai al riparo. E l'Araldo viene un po' più avanti. Arriva. Mancato. Abbiamo distrutto mezza casa. Colpo a vuoto. 3 danni. 7 danni. Fa 10. 16. L'abbiamo avvelenato. C'ha 2 di energia. Si è incazzato. Colpito. È affondato. Fatto bene a usare tutta sta gente. Cielo, credo di dovervi un bel favore. Sì. Ehi, niente male il vostro equipaggiamento. Roba Advent. Mai visto niente del genere. Da dove siete saltati fuori? Ero convinto che non sarebbe venuto nessuno. Credevo che sarei morto trasmettendo. Ehi, quello è. Ok, abbiamo stabilizzato anche la guardia del corpo, eventualmente. Verso la posizione indicata. Abbiamo completato anche l'obiettivo, salvando anche l'altra guardia. Evacuare il DJ e le sue guardie. Dovevamo trovare una via d'uscita. Perché abbiamo stabilizzato e poi l'abbiamo preso e curato, quindi non dobbiamo per forza portarlo in giro del mondo. Tu vieni qua. No, scusa, tu dovresti venire qua, ma in realtà hai già. Ah no, così hai la concentrazione massima. Perfetto. Tu vieni qua. Eccoli. Ovviamente devo avviarli quando sono a fine turno. Ok, ci sono 2 bambine da sistemare. Allora, tu hai questo, ma sei troppo lontano. Il DJ non può far niente. Tu potresti colpire qualcosa. Mettiamo mettiamo Caitlin in sacrificio in questo momento. Grazie Caitlin. Vedrai mai nessuno. Ah, tu vai qua. C'è un punto che ti fa vedere qualcosa? No. Vai qua. Ah no, sì che ti vedi. Colpita ma non affondata. DJ lo muoviamo. È più che altro da capire centrale. La centrale vieni qua. Almeno riesci a vedere dentro la porta eventualmente. Forse. Ti copro.
E il DJ lo teniamo a fianco a centrale, che così se c'è c'è tempesta di lame. Eccola che arriva. Ok, va via. Io bene. E te avremo modo di fare una bella chiacchierata. Per ora fai un favore a tutti quanti. Devo andare là in fondo. Chiudi quella bocca. Adesso bisogna andare là in fondo. Allora, tu vieni qua. Pronta a partire. Vedi qualcosa? Un po' di guardia. Tu vieni qua. Il DJ viene qua. Caitlin qua. Araldo viene qua. È lontano, ma dovrei farcela. Centrale viene qua. E andiamo. Nessie viene qua. On the move. Carcassa viene qua. Eccoli. Bello. Sapevamo che avevano già cominciato a mimetizzarsi tra i civili. Quello che ci trovammo davanti era diverso. Se potevano diventare pesci, c'era un limite alle loro abilità trasformative. Mi sembrate più che in grado di cavarvela senza il mio aiuto, vero? Non che vi sarei d'intralcio, anzi, ma mi sono preso uno strappo mentre evitavo che la Advent entrasse per farmi a pezzi. Sono sicuro che non avrete problemi anche senza di me, però siamo a posto. Colpito. Zero munizioni. Bisogna beccare l'altro più che altro. Ma tu vieni qua. Vado subito. Non vacillerò. Tu vieni qua. I'm all over it. Il DJ lo facciamo venire qua. Caitlin vieni qua. Araldo vieni qua. Tu stai in guardia. Tu comincia a unirti al resto. Tu stai in guardia. Poi se abbiamo sta grisalide da uno di energia che gira, abbiamo modo di ucciderla forse. Ah, ce ne sono altre. Attaccate. Addio. Bella pettinatura. Ok, andiamocene. Roger that. Roger that. Procedo. Go, go, go. Vabbè, sto distruggendo cose a caso. Good to go. Ricevuto. Corro. Ok, siamo tutti fuori? No, manca uno. Siamo pronti ad andarcene. Ah, ci sono ancora un po' di crisalide. Nope. Non ti deluderò di nuovo. Grazie. Cadono come mosche, mi servono più munizioni. Non ho ancora finito. Ah, senza freni anche. Che vuol dire che può ricaricare, credo. No, in realtà no. Tu vieni qua. Tu vieni qua. E siamo tutti fuori, perché siamo 5 noi, più una guardia del corpo, l'altra l'abbiamo salvata prima, quindi evacua tutti. Bingo! Facile del previsto. Il DJ era salvo e non avevamo truppe Advent alle calcagna. Molto bene. Nemici uccisi ce ne sono ancora tre che erano in giro, ma li abbiamo evitati perché ce l'abbiamo fatta prima. Bello il salto della quaglia qua.
Li mettiamo pure la nostra XCOM, siamo a 117.000 punti, continuiamo ad avanzare, abbiamo... siamo un po' arretrati rispetto a prima, ma va bene. La collezione di attrezzatura e pezzi di ricambio. Prendemmo le parti migliori e lasciamo il resto. Bomba a gas, eccetera, no, andiamo con i potenziamenti standard. Abbiamo il riflesso, concentrazione profonda, passo nell'ombra, duello, e adesso abbiamo anche il fam a raggio, il fucile energetico a ventaglio. Cominciamo ad avere delle armi semi al plasma, insomma, anche la pistola a raggi, fuoco di copertura, un fucile al plasma, un bullpup calibro 90, prontezza interruzione, fortezza per lei e un po' di roba interessante, molto molto bene. Ci vediamo quindi al prossimo episodio, io sono East Brave, grazie per la visione, namaste, be brave.